Ma secondo me più che guardare la distrazione iniziale, diciamo, cioè bisogna guardare il resto della partita, perché cioè, a mio parere ho visto un Trapani propositivo che ha creato tanto e soprattutto ha subito poco. Dico, un'occasione è stata brava anche la Salernitana a sfruttare quell'occasione su un cross che magari potevamo fare meglio, però più che analizzare l'errore individuale, ad oggi secondo me c'è da unirci ancora di più, fare come abbiamo fatto l'ultima partita per il resto delle altre partite e soprattutto stare più concentrati appunto da evitare questi errori, diciamo, però che ci possono stare. Ma io sinceramente sono arrivato da poco, però mi sono trovato subito bene perché alla fine i compagni mi hanno subito accolto bene, ho instaurato dei rapporti, ancora non con tutti perché il tempo è poco, però cioè, mi sono sentito parte della squadra dal primo minuto, quindi non ho avuto nessuna difficoltà a integrarmi, diciamo. Ma sicuramente influenza molto, ma alla fine noi, come ho detto prima, dobbiamo guardare noi stessi, perché non dobbiamo guardare gli altri. Se gli altri perdono e noi perdiamo, dico, sempre lì siamo. Noi, a partire dalla prossima settimana, appunto, abbiamo uno scontro diretto e dobbiamo cercare di sfruttarlo nel miglior modo possibile. Allora, rispondo alla prima domanda, ma la Cremonese, come le altre squadre, è una squadra abbastanza tosta e abbastanza difficile da affrontare. Dico, è un reparto avanzato, ci ho giocato anche con l'Empoli, molto veloce. Dico, poi sta al mister preparare la partita in settimana come facciamo del resto con tutte le squadre. Per quanto riguarda la partita di lunedì, cioè, sì, abbiamo preparato la partita, però cioè, loro sapevamo che erano molto veloci nelle ripartenze, quindi noi i tre dietro stavamo, diciamo, sulle preventive, cercare di fermare subito l'azione nelle ripartenze della Salernitana. Ma il Trapani, come penso tutte le squadre del campionato, devono migliorare ogni giorno e quello che posso dire io, dico che non compete a me dire dove deve migliorare il Trapani, ma quello che posso dire è di stare tutti uniti, come ho detto prima, ascoltare il mister e fare quello che ci chiede il mister in campo. Perché lui crede molto in questo calcio che fa e come lo crede lui lo crediamo tutta la squadra, quindi continuiamo a lavorare sulle certezze del mister che poi alla fine sono anche, diventano anche delle certezze nostre. La sfortuna, tra virgolette, è che un errore nostro è stato punito, gli avversari ne avranno fatti un 10, non, diciamo, siamo stati sfortunati tra pali, errori arbitrali e tanto altro. Dico, questa è stata la sfortuna, diciamo, nella partita di lunedì. No. E sicuramente sarà uno spareggio perché cioè, non sto io a dirlo, ma lo dice la classifica, diciamo abbiamo 4 punti di distanza, quindi è uno scontro diretto che possiamo accorciare la classifica e soprattutto in questo momento serve per dare morale alla squadra perché anche i risultati utili dico, portano morale e fiducia alla squadra. Sì, ma secondo me dico, incontriamo una squadra bassa, una squadra alta, dico, il campionato sarebbe tutto difficile qualsiasi squadra incontri, perché alla fine tutte le squadre che giocano contro di noi allora dovrebbero dire che giocano facile, ma non è così, si è visto lunedì una terza in classifica che cioè, a vista dal mio parere, ma anche penso da tutti voi, dico, secondo me non c'è stata partita, anche se il risultato è stato quello che è stato, però diciamo, sono state abbastanza in difficoltà. Rispondo però, diciamo, alla fine, dico, ci sono stati degli errori evidenti che non tocca a me sottolineare, però diciamo, ci hanno penalizzato. Io sono arrivato ad Empoli con grandi aspettative, poi ad Empoli, come ben sapete, ci sono stati dei problemi, diciamo, di risultati, dei cambi allenatori, quindi diciamo, è stato più difficile di come era previsto. Però io cioè, le ultime 4 partite le ho fatte tutte titolare ad Empoli, anche da terzino in un ruolo non mio, dico, mi sono sempre allenato, non ho mai saltato un allenamento, quindi cioè, come mi ha chiesto il mister e come già ne abbiamo parlato, io sono al 100%, quindi mi sono messo da subito a disposizione della squadra e sta al mister ora a decidere, comunque io sono al 100%.